Eccoci qua, Italia Book Festival, il nostro percorso conoscitivo con i nostri autori e case editrici. Abbiamo con noi una scrittrice che ci fa molto piacere avere presente, Federica Bosco. Ciao Federica. Ciao Stefano. Come va? Diciamo, parliamo oltre, facciamo un'altra domanda. Beh, <ride> come va? Come va? È un po' pesante, perché intanto va bene, eh, in salute, non è poco di questi, questi chiari di luna. Eh. Però, ecco, insomma, appunto, trovandomi a Milano, che è appunto zona rossa, è un po', adesso insomma, siamo tutti un po' stanchi, stufi e comincia un po' a pesare questa cosa, ecco. È un po', insomma, speriamo che trovino un vaccino presto, speriamo che... di avere buone notizie presto, di, ri... di riprendere le nostre vite, il controllo delle nostre vite. Anche se il sei stanco? Anche se il ah! stanco? Allora, <ride> aspetta, eh. Io non so se riesci a vedere questa cosa. qua, qua te, vediamo, si vede, cosa questa cosa si rossa. Vede. È, lui. è lui. E lui dorme sempre. Poi ora che c'è freddo, non, non fa che mangiare e dormire. Bianco. Lui è piccino, c'ha cioè tre mesi quindi come bambini. Del lockdown è contento perché così sei a casa con lui. Quindi ti atta. Bravo. Tutta per, per lui, insomma. Esatto, quindi giochi, lui riporta la pallina, per cui lanci la pallina, poi ogni 5 minuti ha fame, poi coccole, è un bambino. <ride> quindi, insomma, eh, devo dire che mi, mi fa tanta compagnia anche a me. Eh, sono Beh, felice in di averlo dato. In questo momento, dove voi scrittori avete... Come dire, un problema di, di stimoli, nel senso che inventare... Non è che uno dice sto in casa, quindi leggo di più o scrivo di più. Ci vogliono dei, dei confronti, ci vuole la vita di tutti i giorni per poter scrivere. Guarda, sì e no, nel senso, se tu pensi che Jane Austen, le sorelle Bronte, poverine, nell'Ottocento, vivevano in una brughiera e non hanno conosciuto niente, niente, non hanno conosciuto nemmeno l'amore e hanno parlato dell'amore in un modo che ancora noi attingiamo a quello che avevano detto, non abbiamo più inventato niente noi. Quindi tutto sommato, eh, alla fine, siccome noi tendiamo, noi, ora allora io parlo per me, però in generale uno scrittore ha sempre questo subbuglio no? e continuo, no? questo rimuginio continuo, c'è sempre il mal di vivere so, di sottofondo. Ed è quello poi alla fine che, di cui continui a parlare. Eh, quello che manca di fuori, almeno per me, quello che mi manca, siccome tendo a scrivere sempre dialoghi piuttosto veloci, piuttosto anche, insomma, commedia, anche se nella malinconia, nel dolore, ecco, quella cosa lì un po' mi manca perché sono sempre da sola. Quindi non è che te la canti sempre e te la suoni sempre da sola. Certo, si può fare perché anch'io. Ho ricominciato a lavorare adesso, ho ricominciato a scrivere eh, per un prossimo libro. Ora... Non so, uscirà suppongo a questo punto l'anno prossimo, perché abbiamo, insomma, siamo tutti un po' in ritardo. Eh, però in effetti, sì, è una rottura stare sempre a casa. Non è affatto bello, non è affatto divertente, anche perché io personalmente lavoro meglio quando sono un po' stressata, quando qualcuno mi, mi, mi alita sul collo. Avere tutto il tempo del lockdown non mi ha mica fatto tanto bene, cioè io a un certo punto ho cominciato a. Oltretutto, essendo il mio lavoro di scrivere, io volevo fare il, veramente, faccio il pane a quel punto, faccio altro, faccio qualcosa con le mani, perché altrimenti la testa scoppia, diventa sì. una pentola a sì. pressione, non è più uno scarico, diventa un carico. Eh sì, diventa tutto più pesante. Sì. Senti, eh, a ottobre, se non sbaglio, è uscito il tuo quarto capitolo di sì? questo angelo. L'angelo sì. lo, lo vedi ogni tanto in casa, ci parli? Lo... Io credo Mano... molto, eh. Io credo molto agli angeli perché questa storia mi venne in mente proprio per unire i miei, gli amori che avevo. Questo è un libro che ho scritto là, il primo capitolo 12 anni fa, eh, quindi ero un'altra un persona, devo dire, ho sicuramente più giovane, ma insomma avevo voglia di, di unire i miei, le mie passioni che erano Londra, la danza classica che, che, che praticavo quando ero ragazzina, e gli angeli, quindi l'idea di avere qualcuno che ti protegge. Non necessariamente in ambito cattolico, però spirituale, no, no, no. No? Certo. Eh, perché poi gli angeli sono, fanno parte di ogni tipo di religione, quindi eh, si trovano in, tutte, in tutte, tu, tutte le filosofie. Quindi mi piaceva l'idea di qualcuno che eh, non ti giudica mai e che ti è sempre vicino. Perché eh, spesso, soprattutto quando abbiamo paura, l'idea di essere completamente da soli ad affrontare qualunque disagio. Della nostra vita, sia esso pratico o emotivo, quindi affrontare certo. un lutto, affrontare una perdita, affrontare qualcosa che ti fa un'immensa paura, ecco, sapere di aver qualcuno accanto è di una, cioè ti, 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 ti dà una, una grande pace, un grande conforto. Io ci credo agli non... angeli perché, per mm. me, il mio angelo è mio padre, quindi. Vedi? Condivido, condivido, il piano. Io penso ai miei nonni eh, materni che, che comunque mi, mi amavano moltissimo. Quindi penso che voglio, voglio, credere, voglio credere, anche perché è bello pensare che la vita sia più magica di così. No? Eh, c'è tanto certo. male, c'è tanto odio, c'è tanto dolore. Mi piace pensare che ci sia anche una controparte che bilancia. Tutto questo assolutamente è importante senti nei tuoi libri c'è sempre questo l'amore è un argomento che tu tratti eh, con molta attenzione ma molto in maniera anche molto schietta tu hai dichiarato anche in un'intervista che uh -huh. ti piacciono le, le scrittrici spietate ciniche eccetera uh -huh. tu invece lo tratti con più eh, come dire con più serietà sobrietà uh -huh. più che serietà uh -huh. Uh -huh. Eh, io tengo Cerco di parlare d'amore, sai quando si parla quando si dice che parli d'amore sembra che tu scriva cose sì, no? il solito, sì. solito rosa che poi in realtà no, è. Etichette brutte contro cui noi, noi, noi autrici donne ci, ci, ci battiamo, ma vedi mi è venuta subito la faccia stanca perché ho detto vabbè tanto è inutile, <ride> però è chiaro scrivi mh, romanzi in cui la, io quasi tutte protagoniste femminili che nella vita, nelle tante cose che fanno hanno chiaramente questo grosso scoglio che è la relazione con l'altro che poi è quello è che quotidiano. abbiamo tutti noi: lo scoglio di tutti, sia è lo scoglio con i genitori, eh, i colleghi, familiari, fidanzati, mogli, mariti, cani e gatti, e tutti, è tutto. Certo. Amore è tutto una relazione ed è estremamente complicato. Siccome poi, in questo eh, periodo storico in modo particolare, è ancora più complicato perché abbiamo. Tutto il discorso del social, tutto il discorso degli smartphone, che allora ci hanno distratto, poi ci sono le app eh, come Tinder, come Mythic, tutto insomma, tutto un genere di corteggiamento eh, molto sì, virtuale, artificiale, artificioso. Tendiamo sì. tutti a mostrarci molto meglio di quello che siamo, in realtà poi dopo le beghe vengono fuori dopo cinque minuti. Tant'è che io dico sempre: sarebbe bello che ci fossero dei bar dove vai in pigiama col pile <ride> e il popcorn, perché poi alla fine tutto quello che desideriamo è stare con la persona amata sì. su un divano a guardare Netflix, magari con un gatto e una cioccolata calda. cioè la calma, la pace, non dover dimostrare qualcosa, il poter dire sono a casa. Ecco, per arrivare a questo chiaramente è sempre tutto molto complicato. Allora ogni volta ho cercato di analizzare un tipo di rapporto sentimentale e anche appunto eh, tutte le protagoniste hanno un tipo di famiglia diverso. In tutti e 22, quasi 23 romanzi, la protagonista ha genitori vivi o, o deceduti, separati insieme. Un buon babbo, un cattivo babbo, una buona ma. Ho cercato di fare tutte le combinazioni possibili perché io credo molto che la famiglia sia estremamente importante nel darci eh, l'input un pochino, no? eh, farci vedere un tipo un di relazione che noi andiamo bene o male ad imitare. Eh, nel mio piccolo, e purtroppo non solo io, eh, non ho avuto un bel esempio di, di famiglia e di conseguenza ho fatto mh, insomma tanti, tanti errori perché andavo sempre più o meno a elemosinare con la mia manina sì, sì. chiunque mi voglia bene, chiunque è disposto ad amarmi, io sono qui. E questo è un errore che, che facciamo in tantissime, sì, tantissime sì, sì. donne perché purtroppo è molto, molto comune. E questa è una chiave che poi diventa eh, una chiave di lettura che ci. A comuna, è per questo che poi mh, con il personaggio ti senti, ti senti vicino. Molte elettrici mi dicono: ah, guarda, sono io, sono io e la mia storia. Non perché sia particolarmente originale, ma proprio perché io so, <ride> perché le ho provate, molte cose del dolore, sì. del dolore dell'abbandono, queste cose sono molto mie, ahimè. E ci lavorerò per il resto della mia vita su questa terra. Allora, oltre a, a quindi a, ad analizzare i tipi di famiglia, poi anche il tipo di coppia o di amore che questa protagonista eh, va poi a cercarsi o in cui incappa nel certo. cammino. E anche lì può essere il, il bravo ragazzo che lei però non riconosce perché è attratta dal narcisista carognone mh, anaffettivo, oppure la fine di un amore. Eh, con una persona con cui stai bene ma con cui ti accorgi di essere diventata una sorella e quindi capisci che quella non è più una relazione in cui si cresce ma in cui ci siamo talmente rilassati che non stiamo andando più da nessuna parte yeah. oppure appunto perdere un amore eh, che poteva essere quello vero ma lui muore ecco ho cercato di analizzare e cerco via via eh, seguendo un po' quello che è la mia, eh, la mia vita, le mie esperienze, le mie paure, quando appunto è finita la mia storia, importante. Io poi ho scritto un libro su questo, altre volte, eh, oppure avevo bisogno di parlare della mia infanzia, di come era andata. Allora, in, in qualche modo, io cerco di infilare le mie esperienze, eh, anche se non sono esattamente Non sono, quelle. Le cose, sono biografiche, certo. Ovviamente. No. Ma ecco, diciamo che io qualche cosa ho sentito di, di quello che prova poi il protagonista e questo rende il romanzo più genuino, più credibile. credibile certo, certo, assolutamente. Se non sbaglio, solo in un eh, romanzo il protagonista è un uomo. È in Pazze di me, sì, che era il poi il film che abbiamo scritto sì. con, con Marta e Brizzi, sì. E, sì, sì, sì quello era stato poi un esperimento molto divertente, fra l'altro, però eh, non so, non è un'esigenza che sento in questo momento. Anche perché comunque eh, scrivo romanzi sempre molto ricchi di personaggi, maschili, femminili, sì. ci sono sempre un paio di uomini molto diversi, fra loro. Quindi non è che mi manca alla fine la voce maschile o e, il, il dovermi per forza non so, schierare in un tipo. Tuttavia, sì. è vero che le mie protagoniste alla fine hanno sempre più o meno la mia età. cominciata la prima protagonista era Monica, aveva 30 anni: 32, e adesso la nuova ne ha 49, <ride> perché no. questo è, mi riesce più facile. Complimenti, Però intanto, eh... complimenti per, per quello che hai scritto, e che hai raccontato, e per, per l'età, giustamente. Però, mia, la protagonista, appunto di un angelo per sempre, che è il quarto capitolo. Ne aveva eh, 15 all'inizio, e ora ne ha 24. Quindi un'altra età, un'età che ho conosciuto, che ho vissuto con quelle eh, rabbie, con quella, sai, con quegli attriti, con i, gli attriti dei genitori e soprattutto, appunto, la voglia di cambiare il mondo che hanno tipicamente gli adolescenti. Senti, eh, quella degli angeli è il, quarto, è il quarto libro in cui tratti l'argomento degli angeli, poi c'è anche una teologia che mi piace non morire: l'amore mm -hmm. non fa per me, l'amore mi perseguita. Sì. La trilogia che cosa racchiude? Perché è un ciclo che si chiude o è un ciclo che rimane aperto? Tecnicamente la trilogia dovrebbe chiudersi e in entrambi i casi è stato un caso perché eh, Mi piace da morire è stato il mio primo romanzo in assoluto figuriamoci se avevo idea di che fosse anche di solo pubblicata <ride> dopodiché il secondo non era il seguito ma era un'altra cosa. Poi era andato molto, molto bene, ti parlo di tanti anni fa, nel 2006, credo, 5, 6. Con 18 ristampe tra l'altro. Oh, una marea, davvero! Andò tanto, tanto bene. Non altri tempi. E eh, cominciava quella scrittura femminile ironica e autoironica che poi appunto fu definita ciclit, e, e quindi poi decisi che sarebbe stato carino dare un seguito, seguito e poi un altro, eh, e poi vabbè, si chiuse così. Quando eh, lì appunto non sapevo che, avrei, che ne avrei scritti tre. Con la trilogia dell'angelo invece la mia idea era proprio eh, una sorta di inferno, purgatorio, paradiso, cioè nella prima parte è veramente un dramma assoluto, è veramente la morte in tutti certo. i sensi. Il secondo è quel. Eh, decidere se rimanere o no in questo mondo, e il terzo è la rinascita. Quindi l'idea ce l'avevo, ma avevo un'idea che fossero tre e solo tre. Perché tutto si chiudeva magicamente. Eh, questa, questa protagonista, molto che, che io avevo immaginato come Giuno. Che era sì. quel film in cui la ragazzina rimane incinta eh, poi dà il bambino in adozione. Però lei era molto cinica, molto ironica. Mi piaceva questo, testarda da morire. Poi mo anche abbastanza diversa da come posso essere io, molto più coraggiosa di me, infatti. Ehm, eh, volevo, l'ho strapazzata all'impossibile, cioè le ho fatto provare quello che una ragazzina non dovrebbe mai, mai, mai provare: un dolore così forte. E, e poi farla rinascere, poi farla ballare nei più grandi teatri del mondo. Per me è stato, è stato un po' anche il mio sogno no? che si è realizzato, certo. chiusa con la terza parte. Per me era finita davvero e non ci ho mai, mai, più ripensato. Tant'è che scrivevo quando, siccome questa trilogia è stata molto amata, davvero tantissimo, certo. tutti questi anni, ma anche fino a poco prima che uscisse, perché abbiamo tenuto nascosto, nascosta l'uscita fino all'ultimo sì. con la casa editrice. E quando mi scrivevano: Ma perché non fai tornare Patrick? Ma perché non scrivi un seguito? Io dicevo: Perché. Una trilogia è una trilogia. Perché scrivere un seguito appiccicato non è, non, è questo. non fa per me non fa per voi, non sareste contenti? Di questa cosa no. ero fortemente convinta. Poi, però. C'è stato un po' un rimescolamento delle carte, cioè mi sono chiesta adesso, dunque, nel periodo in cui Mia aveva 15 anni, quindi 16 anni, la fine della trilogia e oggi è oggi, c'è stata una rivoluzione, ci sono stati i social, c'è stato eh, tutto il mondo è cambiato, è diventato cioè, molto più esposto. Quindi, lei veniva dalla scuola classica di danza, dove si si studia, si fa tanta fatica, adesso il mondo è più eh, quanti follower ho, quanto sono visibile, lei che non è proprio questo tipo qua, come poteva aver reagito? Ma le, la storia con Adam, con cui è andata a New York, va tutto bene? E Patrick, se lei non lo ha dimenticato, ecco, ho cominciato a farmi questo genere di domande, quindi mia adesso era un'adulta, una donna che eh, conosce l'amore in un altro senso, certo. eh, e quindi le difficoltà, non più soltanto... I cuoricini dei 14 anni, ma adesso sono le, sono le difficoltà vere eh, di ogni coppia, no? Quel cominciare a non sopportarsi anche più eh, e, certo. e vedere se si riesce a mh, andare avanti oppure no. Ecco, quindi. Avevo un sacco di interrogativi anch'io, e a quel punto ero estremamente soddisfatta di come le cose stavano andando perché non era più un finale gratuito per far certo, contento. Perfetto, scontato. No, certo. Assolutamente. Ho, ho continuato a caricare difficoltà a questa povera creatura che me ne ha voluto tanto, lo so, <ride> però se c'è un paradiso dei de, de personaggi, <ride> poveri noi, però insomma. Il viaggio è continuato e secondo me è continuato nella maniera, poi insomma da, dalle risposte che ho avuto le lettrici sono state molto 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 soddisfatte e quindi io sono felicissima, ho portato sì, a casa il risultato. Tu scrivi eh, a mio parere molto bene proprio dal punto di vista anche di raccontare le donne non è così facile, soprattutto mm. da una donna. Mm. E lo fai con quel filo di ironia, che eh, è una lettura che piace anche a un uomo. Eh, mm. Sei riuscita a essere trasversale nel tuo scrivere. Mm, mi, mi piace molto quando qualche uomo mi scrive e mi dice: Ma ho riso un sacco, ho imparato anche tante cose, però noi non siamo così stronzi. E dico: No, no, lo so. <ride> Non siamo tutti così. Lo so, lo so, però se scrivo di qualcuno. A parte che purtroppo la grande percentuale lo è, ahimè, hai visto certo. le statistiche ieri il 25 novembre. Ma è anche vero che il mio target alla fine, anche se io non penso di scrivere proprio per le donne, no, no, perché, no, ripeto, no, no, scrivo no. storie, no, poi con certo. protagonisti femminili. Però poi le storie sono, come dicevi, trasversali. Però si sa che poi c'è un certo tipo di marketing in un certo modo, quindi è chiaro che ho comunque. Un numero di lettrici donne più, più grande. Però ecco, mi fa anche piacere quando riesco a intaccare per caso. No? Ah, ho preso il libro perché l'ho regalato a mia moglie, allora l'ho letto, mi sono divertito. Oppure mi ha tirato la copertina. Le prime copertine erano tutte rose con cuori, quindi era difficile che chi compra Dan Brown comprasse anche Federica Bosco eh, Adesso, invece che con un altro editore, per esempio. Gli ultimi romanzi, non perdiamoci di vista, che la copertina è questo Falò sulla spiaggia, parla di un gruppo di amici negli anni Ottanta con tutti i casini che possono essere successi, sì, eh, crescendo, quindi figli da questo, da quell'altro, nessun sogno realizzato perché figuriamoci: noi di quegli anni là che avevamo delle aspettative incredibili e poi non abbiamo fatta una giusta. I nostri genitori ce lo rinfacciano ancora, pure a me, figurati, no? Sì. <ride> poi ehm, ci vediamo. Un giorno di questi, storia di due amiche diversissime eh, che, insomma, attraversano un periodo e poi un, anche la malattia. Ecco, insomma, cerco sempre di non dare un colore, eh, ma è vero che mi riesce più semplice scrivere con una voce femminile. Ma ironica nella misura in cui trovo che piangere sia facile, far piangere sia molto facile in questi momenti, soprattutto si piange. Anche certo. tanto, però è, è importante anche cercare di trovare una via d'uscita, quindi cerco di sì. alternare anche nella tragedia qualcosa che ti faccia rivedere la luce in fondo al momento opportuno, quindi non dopo, il giorno dopo la tragedia, ma insomma cercare di tenere quella eh, che non sono occhiali rosa, però una no, forza no, 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 un però, profonda. Una, per una possibilità, sì, certo. Cioè, sì. Come ad esempio in un libro. Affronti la tematica della disabilità, però sì. non ti focalizzi su quello, no. focalizzi sull'amore di una persona sì. disabile, che è diverso, cioè quindi eh, sì. riesci a che portare una persona... a, a parità la persona che ha una diversa abilità, insomma. Sì, sì, ed è lui il primo a dirlo: questo, questo ragazzo fenomenale, Mattia, che ha avuto un incidente di, di, di... sì, ed è la mamma che si tortura. Sì. del fatto che il ragazzino non possa più camminare. Lui non si tortura affatto. Lui dice, vabbè, eh, io faccio le cose da seduto, dov'è il problema? E infatti è figo, è un DJ pazzesco, poi va, riesce a imparare a andare a fare la vela. Eh, sì. Quindi sì, no? è, è da queste persone che si prendono le più grandi lezioni, sicuramente, Sì, no? e, sì mi piace sempre dipingere un po', guardarmi un po' intorno e... Non, non, ripeto, non, non sono un ottimista, è eh, di natura, sono realista. Eh, però, la beh, siccome sono toscana, eh, morirei cioè, per una battuta... anche Sì, nel senso che non è tutto meraviglioso e tutto, tutto è per sempre meraviglioso, ma ci sono dei momenti di meraviglia. Poi, appunto, essendo toscana, io ucciderei per una battuta, quindi devo infilare sempre la cazzata da qualche parte, perché mi scarica, perché altrimenti è una noia. Cioè, io leggo anche romanzi di autori molto più bravi di me, per carità, però tante volte sì, certo, magari imparo ma mi annoio, io non certo. mi Assolutamente. assolutamente. <ride> Senti, questo lockdown, eh, la prima parte ha, ci ha un po' illusi, nel senso mm. che sembrava venisse fuori un'umanità ah, sì. migliore, Dove. invece no. Poi dopo dai balconi siamo passati, non dico i balconi, <ride> ma quasi. <quindi ride> sì. Sì. Eh, forse sono venuti fuori i difetti, però, se non altro, forse i difetti sono più netti adesso, si riconoscono, sono meno celati. Ma sai, eh, è chiaro che quando un paese viene così poi impoverito, eh, persone disperate fanno gesti disperati. Eh. Io credo che non sia neanche questione di cattiveria, ma bensì di sopravvivenza. Sì, sì. Credo che sia peggiore questa fase qui che non quella precedente, perché quella una precedente forte. in effetti ci ha unito in una in un'emergenza che non sapevamo ci cioè, ha proprio scioccato, ne, cioè, ne parleremo per il resto delle nostre vite. Sì. Eh, tutti chiusi in casa, giorno e notte, eh, ma quando mai, infatti anche adesso, sì, zona rossa, ma per dire, perché voglio insomma, c'è certo. il mondo là fuori, non è che, sì, poi per buon senso uno se non ha necessità di uscire non esce, però dove sto io è comunque, è sempre tutto pieno. Eh, per cui appunto... Quel tipo di emergenza lì non c'è più, poi tutti i morti che si vedevano, Bergamo, guarda, è stata una. Fra l'altro, guarda, proprio per dire: eh, fai lo scrittore ti senti totalmente inutile perché vuoi essere, vorresti essere un infermiere, però la nostra casa editrice disse: Che si può fare? Perché non scriviamo dei racconti. E poi eh, raccogliamo e i soldi li mandiamo all'ospedale di, Ber di Bergamo che era Giovanni XXIII e così abbiamo fatto ci siamo riuniti c'era la Stefania auci c'erano eh, Ritan Armeni palairi un sacco di super autori abbiamo raccolto credo 50.000 euro che, è cioè, che tanto no certo, ecco, certo. e quel momento era così adesso c'è cioè, effettivamente come ben sai economia ferma questi stop and go stop and go cioè tutta la parte della ristorazione, i bar che ti, ti danno il caffè sul marciapiede, sì, sì. però sono cose anche abbastanza eh, assurde e, e è chiaro che dopo la gente non è che può tanto pensare a far del bene agli altri prima, cercherà di, di da, da mangiare i propri figli. Ecco perché, eh, quindi speriamo invece in tutti gli aiuti necessari, veramente in questo vaccino che facciano presto e ci eh, tolgano il piacere perché sì. vogliamo ritornare nelle librerie anche perché... Sì. R raccontavo in altre interviste, io faccio un parallelo con la musica: no? cioè, uh -huh. eh, le presentazioni dei libri sono come i live per i musicisti, cioè si ha uh -huh. bisogno del pubblico per interagire, per, per rubare anche al pubblico delle idee, cioè nel senso buono della parola perché il confronto è fondamentale, se no si interagire. rischia di, appi di appiattire tutto. Certo, altrimenti parli da solo, diventi pazzo, devi interagire, devi avere uno scambio, eh, devi sentire l'emozione, devi trasmettere l'emozione, viviamo di emozioni e adesso veramente non c'è più, no? più nulla, non c'è più nulla sì. e purtroppo poi ci ripieghiamo anche su noi stessi sì. perché io lo vedo che comincia a farmi fatica a uscire, quel sì, sì. poco che esco è una roba brutta, mi rendo conto, però... Bo, Natale, tanto non si sa, io vorrei tornare a casa a Firenze, ma non so se posso. Cioè, sono cose che mi, obiettivamente Toccano, mi, ora mi stanno ma... pesando tanto. Eh, eh, prima certo. magari no, adesso è una roba troppo lunga e non, insomma, no, non, non mi piace. No. Avrò fatto so più spaventare l'incertezza. L'incertezza <ride> spaventa. Quindi. E poi, tra l'altro, vuoi dire, cioè. C'è bisogno, bisogno di fisicità, c'è bisogno di. Di toccarsi, eh, veramente. Di, di, sì, sì. Di, di tornare di tornare a essere. Oddio, ti dico la verità. Um, credo che, che questo periodo nero, abbia anche aiutato a tagliare quelli che sono i rami secchi. Eh? Sì, è vero. Eh, sì. È, è perché forse prima c'era anche troppo, troppo di tutto, troppi, troppa anche troppa superficialità, ci siamo creduti tutti molto furbi, molto immortali, molto sopra, eh, sopra ogni cosa, non è, non è, non è poi non è così. Ci ha ridimensionato, ci ha ridimensionato tutti quanti, quindi anche le amicizie, anche le relazioni... Chi era in coppia, molte coppie sono scoppiate, altre magari invece si sono accorte che riuscivano ad andare bene avanti insieme, tante amicizie che non senti per mesi e alla fine dici ma sai che forse no, era, non era amore era, era, era era da un calesse, no? E quindi va bene esatto, anche così. Assolutamente. Assolutamente. Senti Federica, noi ti ringraziamo di questa bella chiacchierata, ci ha fatto molto piacere. Grazie di regalarci i tuoi libri, nel senso di raccontarci queste storie che sono molte, molto reali, molto credibili, molto eh, palpabili, cioè sono, mm. sono percettibili. Quindi non hai neanche bisogno di arrotondare situazioni no. che basta che ci guardiamo intorno, ogni tanto se ragionassimo le vedremmo, insomma. Sì, storie della porta accanto. <ride> ci piacciono tanto e tu sei, sei una scrittrice seriale, eh? ci hai abituato bene, quindi <ride> <devo> seguire, <adesso. ride> devo sì. devi proseguire. Devo continuare, non mi posso distrarre. Assolutamente. Grazie infinite. Grazie, Grazie Stefano. Buona serata, un abbraccio. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.